Cari amici e care amiche di Ciclo Web e di Smart Cycling, benvenuti alla puntata numero 108 del nostro talk show che è ripartito con grande vigore. Puntata ricchissima, piena di cose, di ospiti. E allora vi presento i nostri ospiti, appunto, di stasera. Abbiamo con noi Luca Guercilena, team manager della Trek Segafredo. Ciao Luca, benvenuto a Buonasera. Smart Cycling. Buonasera a tutti. E abbiamo con noi Giovanni Elena di Androni Sidermec. Ciao Giovanni, direttore sportivo della squadra di Gianni Savio. Benvenuto tra noi stasera. E Ciao, buonasera a tutti. aspettiamo un altro ospite che arriverà a breve, lo introdurrò appena arriva. Allora, Giovanni, sgomberiamo subito il campo dal dubbio. Elena o Elena? Elena. Elena, ok, perché Ma poi c'è. è una battaglia persa. Gianni Savio che rema contro, che non lo so, lo pronuncia Elena, e quindi è lui che ci confonde. Allora, oggi, vista la presenza di due esponenti dell'ammiraglio, diciamo, parte manageriale della gestione ciclistica, in particolare del movimento italiano, mi piace proprio affrontare questo aspetto, cioè il discorso relativo alla sostenibilità del ciclismo attuale e di come possa il nostro ciclismo andare avanti di fronte a sperequazioni sempre più evidenti tra un ciclismo di vertice di Serie A rappresentato dal World Tour, che qui con noi stasera è rappresentato appunto da Luca Guercilena, e invece un ciclismo che, non me ne voglia Giovanni, insomma, possiamo definire di Serie B o A2 al limite, ma non sono io a dirlo, sono neanche tanto i risultati quanto proprio i budget. Allora, Luca Guercilena, intanto vorrei chiederti quali sono le componenti che tu vedi nel ciclismo dell'anno 2020, al di là dei problemi legati alla pandemia, insomma, sui quali possiamo anche sorvolare al momento. Pensi che sia un ciclismo sostenibile quello che noi ci troviamo a vivere al giorno d'oggi, con spese sempre più pressanti, con squadre sempre più grosse? Lo chiedo a te in quanto esponente proprio di una squadra tra le più grandi del seeding. Ma la domanda è abbastanza complessa. Io penso che sicuramente i costi diventano abbastanza alti, ultimamente diventati molto alti, soprattutto la disparità tra i team anche a livello World Tour comincia a essere sostanziale, perché abbiamo 3-4 squadre con un budget veramente altissimo, addirittura doppio o triplo rispetto a quella che è la media delle altre squadre. Peraltro poi anche a livello World Tour poi ci sono squadre che hanno budget ancora più bassi, per poi passare alle professional, dove sicuramente anche nel loro ambito ci sono delle disparità notevoli. Ovviamente dovremmo tutti ambire ad avere il massimo possibile, no? Quindi ad avere un aumento di investimenti e mai a un blocco di investimenti, ma questo penso possa essere fatto solo se si garantisce poi l'aspetto agonistico. E quindi nel momento in cui agonisticamente la competizione non è vincolata esclusivamente all'aspetto economico, poi secondo me si riescono a tirare capitali, altrimenti il rischio è poi quello di fare la Formula 1, in cui nel momento in cui c'è una disparità notevolissima tra un paio di squadre e tutti gli altri, poi alla fine l'interesse viene meno, perché quando a vincere sono sempre gli stessi, poi ci si annoia abbastanza, per cui sarebbe necessaria una riforma generale sia dal punto di vista economico che dal punto di vista legislativo, a mio parere. Qual può essere secondo te una svolta o uno sbocco alla situazione attuale, che è una situazione abbastanza di impasse? Ma io sono fortissimo sostenitore di aumentare a 30 il numero delle squadre World Tour, indipendentemente dal budget, e ridurre il numero di gare con una partecipazione di 6 corridori per competizione. In questo modo essenzialmente avremo 180 corridori ad ogni corsa, con diciamo, le 30 squadre indicativamente copriremo
tutto il ciclismo che è necessario, per cui sia a livello nazionale che internazionale, e a quel punto ci sarebbe un'identità chiara e una narrativa per tutto il ciclismo, che è quello che manca. Basti pensare che noi ci chiamiamo ancora World Tour, Pro Tour, senza avere uno sponsor che sostiene le linee di delle classifiche, dei campionati, come la Serie A Team piuttosto che la Barclays Premier League. Noi siamo ancora con delle identità completamente separate, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista appunto della divisione più o meno valida di World Tour e Professional, e quindi è chiaro che finché non avremo un'unità, un'identità molto chiara e una narrativa comune, sarà molto difficile vendere il ciclismo come può essere venduto e creare degli asset economici che siano sostenibili da tutti e per cui la disparità venga attenuata. Quindi mi sembra di capire che tu abbia una visione un po' diciamo accostabile a quella che qualche anno fa Angelo Zomegnan espresse, dicendo che il ciclismo sostanzialmente sono poche corse: Giro, Tour, Vuelta, le cinque monumento, il mondiale, poi tutto il resto sono riempitivi. Interpreto male? Chiaramente non si può ridurre a 100 giorni di gara, ma io sono convinto che nel momento in cui ci sono un buon 150-180 giorni di gara, ripeto, per 30 squadre con 6 partenti per competizione, avremo praticamente tutti i grandi campioni quasi sempre presenti, e alla fine si garantirebbero diritti a tutti. E quindi la ricerca degli sponsor sarebbe un po' più semplice e probabilmente ci sarebbe anche unità di intenti tra le varie squadre per poi riuscire ad accedere a nuovi diritti o poter vendere nuovi diritti in modo comunitario. Questa è la visione insomma che proviene dal World Tour. Spostiamoci invece al piano di sotto. Giovanni, per voi professional com'è invece la situazione? Voi magari avete a volte il problema di dover costruire un calendario, perché da un lato aspettate le wild card, gli invidia le corse principali, dall'altro dovete cercare insomma giorni di gara appunto nei circuiti continentali. Ma effettivamente sono realtà completamente diverse. Prima tu hai parlato di Serie B, ho uno e mi sento gratificato. Io non me ne voglio Gianni Savio, ma andrei sulla Serie C, nel senso che già nel World Tour, l'ha detto prima Luca, c'è una Serie A, una Serie B, se non fosse già solo per un discorso di budget, oppure nella singola gara per un discorso di interesse, perché sappiamo benissimo che ci sono gare World Tour di determinate nazioni che sono considerate di Serie B da molte squadre World Tour. Sul discorso calendario hai detto la verità, siamo al 15 di dicembre, cominciamo a raccogliere qualche invito, ma si parte con un calendario molto dubbioso. Vuoi il discorso Covid, ma non è la prima volta che non è il primo anno che mi metto a preparare un calendario. Io sono ormai 15 anni che lavoro con Gianni e da 15 anni ci troviamo in questo periodo a dire sì, andiamo là, se quindi con mille incertezze. Il discorso di Luca è bellissimo da un lato, dall'altro forse siamo l'unico sport che fa un calendario a livello mondiale. Non so se dico una cosa, magari lo sci, magari, ma sono realtà completamente diverse. Quindi ci si trova veramente, ok, a cercare il campione in tutte le gare, questa sarebbe una cosa bellissima, si ritornerebbe ai tempi di Coppi e Bartali, quando effettivamente ogni gara, anche dalla più scarsa, non faccio nomi perché sarebbe denigrare una gara, il tifoso andava per vedere il campione. D'altra parte, come ho detto prima, ci sono interessi commerciali ormai da parte di sponsor che spingono sulla gara americana piuttosto che sulla gara canadese, piuttosto che sulla gara asiatica, e magari si rischia che il capitano importante va a fare quella piuttosto che fare non dico il Tour de France, ma un'altra gara. Marco, sei silenziato, non ti sentiamo. Hai il microfono disattivato.
Scusatemi, sono un po' rincoglionito. Scusatemi, Giovanni, dicevo, noi abbiamo visto in questi ultimi 10 anni, non di più, l'allargarsi della forbice in maniera proprio evidente. L'abbiamo visto davanti proprio ai nostri occhi. Tant'è vero che oggi, quando noi guardiamo una tappa del Giro d'Italia, per esempio, o del Tour de France, quando va in fuga il corridore della Professional, noi sappiamo già che quella fuga è destinata a non andare al traguardo, tranne proprio in casi eccezionali. Quando invece in una fuga entrano 3-4 corridori del World Tour, ecco, allora tutto questo assume altri contorni. Questo è un esempio banale per dire che anche la costruzione della squadra, il mettere nel roster delle forze insomma di un certo livello, è molto divergente nell'ambiente, nell'ambito professional si fanno le nozze coi fichi secchi. Voi, Giovanni, all'Androni avete lanciato Egan Bernal, che poi ha vinto Tour de France, e questo credo sia un fiore all'occhiello per voi, però nonostante questo fate molta fatica, no, a mettere insieme una formazione che possa avvicinare il livello delle squadre del World Tour, neanche le più forti, insomma, una media squadra World Tour è già fuori dalla vostra portata dal punto di vista sportivo. Tutto questo è, come dicevo prima, sostenibile? Cioè, alla lunga può portare a cosa? A una competizione molto, molto sperequata, appunto. Ma allora, il discorso di il divario è sia dal punto di vista budget, anzi dal punto di vista budget soprattutto, e poi chiaramente dal punto di vista di prestazione sportiva è nettamente allargato. Noi abbiamo vinto ancora una tappa di Giro d'Italia l'anno scorso con Masnada, ci siamo andati vicini con Vendrame. Sono atleti che abbiamo cresciuto nella nostra squadra e sono adesso poi chiaramente nel World Tour. Finché la realtà di una professional viene vista in questo modo qua, può essere un senso che la professional vada avanti ed abbia la sua esistenza. Se si va verso un discorso, come ha detto Luca, è perfetto, le 30 squadre assorbiranno anche i giovani che se no rimarrebbero a piedi, perché in molte realtà adesso con 18 squadre World Tour, 19 squadre World Tour, si rischia che veramente molti ragazzi, se non trovano la professional che li prende, li faccia correre da qualche parte, li faccia crescere, si perdono per strada, perché è vero che molti tra i migliori Under 23 passati vanno già a finire World Tour, ma quanti se ne perderebbero se non ci fossero realtà tipo la nostra. Il divario poi se ancora separato, non, allargato, per una volta la fuga poteva avere la possibilità di arrivo perché c'era l'imprevisto, adesso con le tecnologie che si usano in corsa e le strategie che si hanno, l'imprevisto è molto più difficile. Il vento a favore nel finale lo sai già al mattino quando ti alzi, una volta succedeva che invece te lo trovavi per caso e quindi ti andava la fuga d'arrivo, la pioggia eccetera eccetera, il vento di lato, sono tutte variabili che prima erano veramente quasi imprevedibili, adesso sono imprevedibili se non le vuoi prevedere, e quindi sono altre motivazioni per cui è difficile che tu riesca a sorprendere la corazzata. È normale che la corazzata ti mangia. Luca, tu hai parlato di un World Tour a 30 squadre. Questo, da un lato, insomma, apre scenari che vanno verso, che ne so, un approccio stile NBA, per esempio, no? La logica delle franchigie. Sai che ci sono quelle formazioni che sono sempre quelle che battagliano, ma di fatto la categoria di mezzo, che è quella oggi rappresentata dalle professional, va a perdere completamente di senso in una visione del genere. Cioè, abbiamo una molto utilizzata, molto corposa, e poi abbiamo un livello giovanile, diciamo l'attuale livello continental, si perde completamente la realtà di mezzo, e questo secondo te è assorbibile dal ciclismo attuale, in particolare dal nostro movimento italiano, che di fatto storicamente, perlomeno negli ultimi decenni, si è molto appoggiato su questo mondo di mezzo, appunto, sia a livello di squadre che a livello di corse?
Come dicevo prima, chiaramente si tratterebbe di una riforma che non si può attuare dalla sera alla mattina, ci vorrebbero delle stagioni di passaggio. Io credo di sì, semplicemente perché se valutiamo cosa sia il ciclismo italiano adesso, dobbiamo solamente ringraziare Gianni Savio, Bruno Reverberi, Angelo Citracca e dalla stagione prossima Ivan Basso. Purtroppo non abbiamo più una squadra di vertice, al di sotto, per quello che mi è dato sapere, ci sono squadre Continental Miste Under che hanno tot corridori che possono fare le gare internazionali, altri che corrono solo a livello provinciale e quant'altro, per cui in realtà il concetto di avere più squadre World Tour è semplicemente per garantire a quelle squadre professional organizzate di avere dei diritti di partecipazione. E sono convinto chiaramente che in base al budget sostenere un World Tour stile attuale per chi ha budget molto bassi è complicatissimo, è complicato per noi, ma ovviamente una riforma deve prevedere anche un taglio del numero di corse a cui partecipare come squadre World Tour. In quell'ottica sono convinto che una squadra come quella di Giovanni sicuramente abbia la possibilità serenamente di fare 150 giorni di gara di alto livello con il budget che ha, e all'inizio sicuramente si farà fatica con i corridori, ma successivamente sarà più semplice. È ovvio che poi allo stesso modo vada ristrutturato il livello seguente di squadre, quindi il livello Continental dovrebbe avere un carattere sia nazionale che internazionale, con delle classifiche a mio parere molto semplici da stilare a livello individuale e poi passare a una sorta di draft per la scelta degli atleti più forti da parte delle squadre World Tour, e in quell'ottica poi si riuscirebbe ad avere diciamo, un bilanciamento anche delle forze in campo tra le varie squadre. Io credo che se si vuole fare un salto finale, il ciclismo debba cercare di andare nella direzione degli sport professionistici americani. È cinico e magari difficile, inevitabile che purtroppo, per come sono i tempi, sopravviveranno solamente le strutture ben organizzate. Però sfido chiunque a dire che nell'arco delle 28-30 squadre non ci sia tutto il ciclismo che conta, perché è vero il discorso Serie A, Serie B, Serie C o A1, A2, A3, possiamo chiamarli come vogliamo, è anche vero che al Giro d'Italia andiamo a competere noi, Bardiani, Androni e quant'altro, di conseguenza è una serie A B mista in realtà, non è proprio, cioè, è più una sorta di coppa, chiamiamola Coppa UEFA, chiamiamola così, no? In alcune partite giochi in Champions League, in altre sei in Coppa UEFA, in altre sei in Coppa Italia. Per cui questo guazzabuglio, a mio parere, non serve a niente e a nessuno. Io sono convinto che gestori di squadre professional, come possono essere, ripeto, Gianni o Bruno e gli altri, nel momento in cui abbiano determinati diritti, come li hanno avuti in passato, peraltro, siano in grado comunque nell'arco di 3-4 anni di creare una squadra competitiva. Poi, ovviamente, non dimentichiamoci che se si riuscisse a bilanciare il diritto di partecipazione, il volume di corridori e di corse, a quel punto gli atleti non si concentrerebbero più all'interno di quelle due o tre squadre, perché ci sarebbe comunque un'ampia gamma di scelte per costruire dei progetti intorno a se stessi. Per cui si bilancerebbe l'aspetto sportivo, si bilancerebbe l'aspetto economico, basterebbe introdurre una Luxury Cup o un Salary Cap unito a una Luxury Cup, e a quel punto riusciremmo nell'arco, a mio parere, di 4-5 anni o di un mandato olimpico a bilanciare le forze in campo, a bilanciare tutto quello che è l'aspetto sportivo e creare valore al movimento. Perché ad oggi il valore del movimento è semplicemente creato da soggetti che decidono di fare i manager per lavoro e si scannano per trovare degli sponsor, perché altre tipologie di aiuti non ce ne sono, né di entrate. Quindi o rompiamo questo criterio, o andremo avanti, ripeto, con magnati e persone che hanno piacere a fare questo lavoro perché innamorati della bici, però secondo me perdiamo un sacco di occasioni. Intanto saluto Marco che è arrivato. Ciao Marco. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Adesso Marco ci racconterà la sua esperienza, il suo progetto che ha realizzato nei mesi scorsi. Luca, non c'è il rischio che, per esempio, faccio un esempio, noi puntiamo su alcune corse in paesi di nuova realtà per il ciclismo. Non so, abbiamo visto negli anni scorsi il Qatar, abbiamo visto alcune corse cinesi.
Abbiamo visto lo stesso Tour of California o altre corse americane, organizzatori che entrano nella massima serie con grande entusiasmo, fondi, sponsor, eccetera. Poi dopo qualche anno magari si esaurisce la vena, perché magari lo sponsor locale non ha più interesse a investire nel ciclismo, oppure cambiano alcune realtà appunto a livello locale, quelle corse spariscono dall'oggi al domani, lo vediamo tutti i giorni. Nel frattempo però, per dare spazio a quelle corse a cui si è dato un grande peso e le si è inserite magari nel livello massimo, nel World Tour, alcune altre corse storiche sono morte, non si sono più disputate. Penso ai paesi tradizionali del ciclismo, parliamo in particolare dell'Italia, che più di altri paesi ha subito questa dinamica. E tutto questo non è un gioco a somma zero, è un gioco che va a causare della dispersione dal punto di vista proprio della ricchezza del ciclismo, in particolare per i paesi tradizionali come l'Italia. Non temi che lo scenario da te prefigurato possa esasperare questo tipo di situazione? No, perché se riuscissimo ad avere un'unica identità, le organizzazioni che potrebbero fare parte di questa, chiamiamola, Lega o di questo World Tour, come si chiama oggi, avrebbero un valore reale. Io capisco che chi immette volumi di denaro è molto elevato, investendo in risorse umane e economiche, e poi alla fine, dopo 2 anni, comunque si trova che in concomitanza alla gara dall'altra parte del mondo, poi si fa la gara locale e quant'altro, alla fine, sebbene io sia appassionato e possa immettere un volume di denaro abbastanza alto, perdo potenzialità, perché comunque non ho gli atleti che mi piacerebbe avere alla corsa. Concordo col fatto che il ciclismo agonistico è qualcosa di strettamente europeo, è inutile che stiamo a raccontarci le favole, però non possiamo dimenticarci che ci sono stati un paio di ingressi globali. Parlo del Tour Down Under, ad esempio, che a mio parere è una corsa che si è confermata piacevole, ottimamente organizzata, che abbia il pieno diritto di stare al pari di corse europee. Richiamo la Formula 1, anche lì ci sono dei canoni molto precisi, e gran premi a volte entrano, a volte escono e a volte rientrano, quindi poi dipende sempre dalla capacità di rispettare le regole e i limiti che vengono imposti. Io non sono per la cultura storica a tutti i costi, sono sincero, ma non perché sia a favore di una globalizzazione non regolamentata, attenzione. Sono convinto che se si fanno delle regole, dei criteri, così come vengono impostate alle squadre, peraltro, perché non dimentichiamoci che le squadre sono le uniche che sono spulciate fino all'ultima virgola dell'ultimo contratto, a differenza magari degli organizzatori, e nel momento in cui le regole sono chiare e precise e vengono rispettate, io credo che anche gli organizzatori che tu citavi, che magari sono stati un po' penalizzati, ma hanno capacità poi di recuperare risorse e poter rientrare. Faccio un esempio su tutti, è sui giornali che Pippo Pozzato stia cercando di rilanciare, credo, il Giro del Veneto, comunque delle competizioni in Veneto. Alla fine, se c'è un organizzatore capace, in grado di recuperare risorse e di entrare nella struttura, deve avere il diritto di farlo, come chiaramente facendone uscire un altro, questo è inevitabile. Non dimentichiamoci peraltro che sono più le squadre che hanno chiuso che gli organizzatori, comunque, perché parliamo sempre di organizzazioni che chiudono, che poverini di qua, poverini di là. Se facciamo il conto del numero di squadre che hanno chiuso negli ultimi 10 anni, probabilmente sono il quadruplo rispetto agli organizzatori. Luca, come mai la tua squadra si chiama Trek Segafredo e non Segafredo Trek? No, semplicemente perché la proprietà è americana e quindi sì, però, hai capito, scusami Luca, hai capito dove voglio andare a parare? Perché non c'è, perché uno sponsor come Zanetti va a fare il secondo sponsor di una squadra americana e non fa invece una squadra sua World Tour italiana? Ma io credo che quello dipenda anche poi dagli interventi economici che qualsivoglia azienda si possa fare. Noi siamo stati supportati alla grandissima da Segafredo, mi auguro di poter continuare, se volessero anche diventare il primo nome. Devo dire che se parliamo di livello italiano, ma poi Giovanni mi può correggere, noi abbiamo un grossissimo handicap che deriva dall'impostazione dello sport in Italia.
che è, limita tantissimo le aziende, le sponsorizzazioni non sono detassate, nel momento in cui tu sponsorizzi sia a livello giovanile che di alto livello, rischi di avere controlli piuttosto che avere benefici. Oltre questo, non abbiamo una struttura tale, stile paese anglosassone, in cui lo sport giovanile è sostenuto dai governi e di conseguenza lo sport d'alto livello vede l'intervento dei privati. Qui noi siamo tutti insieme, quindi dipende esclusivamente dal potere economico che ha un'azienda per poter intervenire. Peraltro, ripeto, in Italia questa è una questione, è cultura, nel ciclismo ormai non si investe più per tantissime ragioni. Lo Stato non interviene come invece hanno fatto da altre parti, parlo di Kazakistan, parlo di Russia, parlo di Emirati Arabi, parlo di Australia, di paesi dove le aziende turistiche locali hanno fortemente investito nel ciclismo, che è lo sport più itinerante che esista. Da noi c'è sempre questo concetto che la sponsorizzazione deve essere trasversale, non devo scontentare nessuno, e i grandi manager delle aziende raramente si schierano nello sport, escluso probabilmente il calcio, ma che ha tutto un altro tipo di struttura. Io mi auguro che in futuro le collaborazioni con i ministeri, i governi facciano capire che probabilmente il ciclismo italiano ha necessità, tramite aziende private italiane o statali, di una squadra di altissimo livello, perché, poi mi sto dilungando, ma quando si parla di movimento, un movimento è tale se ha tutte le strutture presenti. Ad oggi noi non abbiamo tutte le strutture presenti nel ciclismo di altissimo livello. Abbiamo tantissimi individui capaci che cercano di portare avanti quello che è il concetto di ciclismo italiano. Quindi c'è una necessità, a mio parere, culturale, se vogliamo mantenere il ciclismo in questo modo, altrimenti sarà molto complesso da qua a 10 anni sostenere ancora questo ragionamento. Giovanni, cosa ti torna e cosa non ti torna del ragionamento ad ampio raggio di sviscerato da Luca? Dal vostro punto di vista, voi fate affidamento sulla passione, no? Di sponsor come Androni o come Pino Buda. Dalla vostra prospettiva, insomma, è sostenibile l'idea che porta avanti Luca? Ma guarda, innanzitutto questo è un discorso da manager, lui è un team manager, io sono un umile direttore sportivo. Ora quindi, non fare purtroppo... il timido, dai, cinismo. No, ma la verità, purtroppo devo condividere al 100% l'ultima parte di Luca. Finché in Italia non ci sarà un sistema di defiscalizzazione per lo sport, saremo sempre ridotti ad andare a cercare e mi inchino quelle persone come Pino Gune, Mario Androni, per non nominare tutti gli altri. Che investono nello sport. Il Pino Buda dice sempre, visto che non lo fa lo Stato, questo discorso di investire su gente che lavora, che poi mi dà un ritorno economico perché questi ragazzi mi compreranno i giocattoli di Androni e a me quello che produco, finché non fa lo Stato lo faccio io, però di Pino Buda se ne trovano uno su non so quanti. Quindi purtroppo devo condividere al 100% il discorso di Luca. Non posso condividere il discorso delle 30 squadre, ma per un semplice motivo, perché se dall'Italia partiamo in questo momento a faticare a formarne mezza, il giorno in cui ne troveremo 30 rischiamo che in Italia siamo ancora sempre a zero, se non cambia qualcosa prima. Ma questo è un problema di legislazione italiana e non del progetto di cui ha parlato Luca prima. L'altra cosa che non condivido 100% è il discorso di non storicizzare il ciclismo, perché il ciclismo ha bisogno, secondo me, della storicità, ha bisogno di delle gare di un certo tipo che, ripeto, all'utente della strada che va a vedere la corsa in bicicletta, se gli parliamo del Down Under, forse non sa ancora bene dove localizzarlo, se non per un discorso di richiamo da parte del nome. Mentre invece se gli parliamo in un giro dell'Appennino, probabilmente si ricorda di qualcosa del passato e lo localizza meglio. Però questo è il mio pensiero, quindi non è detto che sia vero. Il problema principale purtroppo è che quanto ha detto, e io vorrei smentire Luca, mi piacerebbe smentirlo perché poter smentire un green manager come lui vuol dire che sarei bravo, ma non ce la faccio a smentire la parte del discorso della politica italiana. Io credo di essere... Prego, prego.
semplicemente una piccola nota. L'altro dubbio che ho è se andiamo verso il discorso di un sistema tipo Formula 1 con tante squadre World Tour, non so cosa succede poi dopo nella parte sotto, per quelli che sono il discorso dei ragazzi giovani da far crescere, se non c'è un minimo investimento oppure se non è richiesto un ciclismo parallelo alla squadra World Tour. Questo probabilmente verrà affrontato poi dopo assieme alle 30 squadre. Stavo dicendo, io penso di essere il più grande fan del Tour Down Under, che per me è una corsa meravigliosa, anche perché io per lavoro sono obbligato a gennaio tutti gli anni a stare lì di notte a seguirlo, anzi quest'anno non ci sarà, quindi veramente piango lacrime amare, però è veramente un momento di grande intimità ciclistica per quanto mi riguarda, e quindi sposo in pieno l'elogio a certe corse. Però il discorso è anche che il Tour Down Under nasce in Australia, una corsa di mondo piano, grazie a un management veramente illuminato, cresce passo dopo passo, poi entra nel World Tour e adesso è diventata una corsa veramente di grande richiamo. Associo al percorso fatto dal Down Under un po' il discorso delle corse canadesi, che sono due corse molto belle e che sono si realizzano in territori in cui comunque il ciclismo ha una sua storia, se vogliamo, magari non a livello di certi paesi europei, però ha una sua storia. Il discorso cambia nel momento in cui vengono, per inseminazione artificiale, fatte nascere delle corse laddove non c'era proprio una tradizione ciclistica. Prima ho parlato del Tour of Qatar, cioè una corsa nata nel nulla, senza pubblico, senza un seguito, senza una tradizione, senza un movimento locale a supportarla. È normale che sia legata soltanto allo sghiribizzo magari dell'emiro di turno o dell'industriale di turno, se pensiamo ad alcuni paesi asiatici, alla Cina, eccetera. Quindi diciamo che l'USEI dovrebbe essere poi brava a mediare tra le varie istanze, cioè magari dare spazio e aiutare quegli organizzatori che danno vita a corse che possono avere un supporto appunto a livello di pubblico, di seguito, di storia ciclistica, e magari non sacrificare sull'altare dell'emiro di turno, insomma, altre corse. Va bene, questo è un discorso abbastanza ampio. Apro una parentesi e do la parola a Marco Manila, che ha da raccontarci un progetto tutto particolare. Nei mesi scorsi, Marco, sei stato in giro per l'Italia con la tua bicicletta. Cosa hai fatto? Raccontaci un po' la tua iniziativa benefica. Aspetta che sei silenziato. Sì. Vai Marco. Mi senti? Vai. Io ho realizzato più che altro un sogno. Scusami, c'ho un forte rientro, sai? Un eco. Faccio fatica a parlare. Così non sento niente. Ti sentiamo bene, Marco, vai tranquillo. Non sento niente. Sì, allora, io più che altro, dicevo, ho realizzato un sogno che avevo nel cassetto da un paio di anni. Io premetto che non sono neanche un ciclista, quindi la bicicletta mi piace, ma la vivo in maniera un po' tutta mia, insomma, cioè l'ho sempre avuta fin da piccolino, ma ne ho fatto un uso più che altro ludico, sportivo fino a un certo punto, nel senso che faccio 10 uscite all'anno e farò 1000 chilometri forse all'anno, quindi mi sento un ciclista diverso, insomma, in questo senso. Però 2 anni fa ho fatto la mia prima esperienza di cicloturista, facendo da Bellaria Giamarina, io abito a Rimini praticamente, e da Rimini sono andato fino alla costa toscana, a Viareggio, in 3 giorni, e lì ho scoperto che mi piaceva moltissimo viaggiare in bicicletta. Da lì è nata l'idea di fare qualcosa di molto più ampio e strutturato, in particolare proprio un giro di tutta Italia, che però per 2 anni è rimasto come i sogni di molti, insomma, nel cassetto. L'anno scorso, anzi scusate, quest'anno a marzo, sono entrato in protezione civile per l'emergenza Covid, per dare una mano ai miei concittadini, piuttosto che stare chiuso in casa a non fare niente. Ho devoluto del mio tempo, insomma, per beneficenza, diciamo così, per volontariato, ecco la parola giusta, e lì in me è cominciato a scattare un'idea, e cioè, visto che comunque il Covid ci ha tenuto
in casa bloccati per tanto tempo, ho cominciato a capire che appunto questi fattori esterni, come questo brutto virus che ci ha preso e che non ci molla più, possono, diciamo, fermare quelle che sono le nostre idee, i nostri sogni. E quindi se abbiamo dei sogni è giusto poterli realizzare, insomma, appena possibile, anzi creare queste condizioni per poi appunto realizzare i nostri sogni. Quindi cosa ho fatto? Io a giugno ho cominciato a pensare seriamente di realizzare questo mio sogno di girare l'Italia in bicicletta, facendolo diventare anche appunto una iniziativa benefica volta in particolare al volontariato, cioè innanzitutto a sensibilizzare le persone verso il volontariato, ma anche a fare una raccolta fondi per la protezione civile di cui appunto io faccio parte. Sono riuscito a partire con una bicicletta molto particolare, una cargo bike a tre ruote, per appunto questo mio giro il 29 di agosto, e per 48 giorni ho pedalato senza avere nessun allenamento, senza essermi preparato in nessun modo, perché ripeto, io non sono un ciclista, e ho fatto tutte e 20 le regioni d'Italia passando, proprio per collegare bene le 20 regioni, per i relativi capoluoghi di regione. Quindi partendo da Rimini sono andato verso Bologna, poi Venezia, Trieste, Trento, Milano, Aosta, Genova e così via, facendo 5.000 chilometri in 48 giorni. È stata un'esperienza ovviamente incredibile, anche perché era tutto nuovo, anche perché io ho fatto questa esperienza anche per visitare l'Italia, perché comunque in 45 anni di vita, questa è la mia età, io ho viaggiato in gran parte del mondo, ma non conoscevo, come molti di noi, insomma, il nostro paese, l'Italia, e adesso insomma cioè, lo conosco molto meglio. Questo è il riassunto, diciamo, veloce di quello che è stata la mia esperienza. Non ti sento, eh? Ecco. Ti faccio i miei complimenti, scusami. A spanne quanto hai raccolto nella tua raccolta di fondi? Per la guarda, ancora non ho la cifra definitiva, perché stiamo ancora raccogliendo gli ultimi fondi. Anche perché sto facendo diverse interviste sia in TV che in radio, nonostante sia comunque finita diciamo l'esperienza, e quindi non posso comunicare ancora quella che è la cifra, che però comunque è piuttosto importante, se consideri che io sono una persona da sola che è partita con questa idea e l'ha portata avanti comunque da sola, è venuta fuori una bella cifra. Se tutti facessero qualcosa del genere, insomma, si potrebbe fare molto bene, insomma. Va bene, lasciaci i dettagli per i nostri ascoltatori se vogliono contribuire. Torno a Luca Guercilena e leggiamo un po' di commenti dei nostri ascoltatori. Ci salutano Alberto Casagrande, Luca Servato, Giorgio Baracco. Leonardo Civitella dice: bruttine le maglie dietro a Guercilena. Ecco, riconosco quella di Pedersen, che tra l'altro è un mio corridore del fantaciclismo, quindi lo seguo sempre con grande attenzione. Pedersen e Stuyven anche. Luca, Prodomomea, Stuyven lo fa il salto di qualità l'anno prossimo? Deve. Bravo, sono d'accordo. Fortunatamente ha già vinto qualcosa di buono, però diciamo che un atleta delle sue caratteristiche, dopo l'Omloop quest'anno, Kurne qualche anno fa, il Giro di Germania e quant'altro, adesso si deve testare su Parigi-Roubaix e Giro delle Fiandre, dove chiaramente le sue caratteristiche devono emergere, per cui la nostra idea è quella. Rocco Granati è stata la rovina del ciclismo per le squadre World Tour, insomma, il World Tour ha fatto bene a qualcuno e ha fatto male a qualcun altro. Per esempio il Giro d'Italia è stato già dal World. Luca Servato, volevo chiedere a Guercilena, in prospettiva futura, se Antonio Tiberi è il corridore da gare a tappe italiano che sostituirà Nibali e se può competere con i vari Evenepoel, Pogacar, eccetera.
Allora, sicuramente è un atleta di talento, da qui dobbiamo capire come andrà nelle gare a tappe, ovviamente più lunghe di quelle che si fanno da dilettanti, anche se quest'anno al Giro d'Italia Ander ha già dimostrato di essere competitivo nelle varie tappe, sebbene non abbia fatto classifica. Dire se è già a livello di Evenepoel e Pogacar bisogna aspettare la stagione. Il nostro obiettivo è quello di portarlo a quel livello, poi non dimentichiamoci che quest'anno Pogacar e Evenepoel anche l'anno precedente hanno fatto dei numeri veramente importanti per l'età che hanno, ma è un trend attuale che i giovani vanno molto forte. Christian Daros dice che l'ha comprata pure lui la maglia di Pedersen mondiale, va bene, a Matteo Trentin non piace questo elemento. Claudio Dancelli, ti rivolge questa domanda, Luca: a cosa ci serve una squadra di vertice? Non è meglio rinforzare il movimento di base? I corridori validi troveranno ingaggi nel World Tour a prescindere dalla presenza di una squadra World Tour italiana, sprovincializziamoci. Ti riconosci in questa visione, Luca? Capisco la domanda. Non è questione di provincialismo, è questione poi di potere all'interno del movimento, più che di provincialismo. È inevitabile, guarda, io porto sempre questo esempio per far quadrare le mie idee. Immaginiamo che tutte le società, da piccole a medio grandi a grandi, che esistono in Italia di ciclismo, siano come delle barche nel mare, dal piccolo yacht alla barchettina remi. Devono entrare in porto. Se in porto non c'è un faro, in realtà poi è complicatissimo arrivare a riva. E allora, se esiste una squadra di vertice dove convogliare la cultura di ciclismo italiano, questa cultura prosegue. Se noi rinforziamo esclusivamente a livello giovanile, premetto, dobbiamo rinforzare il livello giovanile, e a mio parere ci sarebbe una riforma dello sport giovanile in generale, a prescindere dal ciclismo, che andrebbe fatta dal governo. Ma oltre questo, dobbiamo rinforzare il ciclismo giovanile, ma se vogliamo salvaguardare la cultura del ciclismo italiano, che non vuol dire essere provincialotti, inevitabilmente ci vuole anche una squadra di vertice. Porto un ulteriore esempio. Quest'anno, a mio parere, è stato lampante al Giro d'Italia, nella tappa di Morbegno, quanto inevitabilmente all'interno del gruppo agonistico, non sto parlando di federazione o quant'altro, all'interno del gruppo agonistico il movimento italiano non abbia potere, perché se voi pensate che è andato a parlare il signor Adamant Hansen, con tutto rispetto, ottimo corridore, a nome di tutti gli atleti, mi permetto di dire che vuol dire che noi come cultura del ciclismo italiano abbiamo fallito. Cioè, io non posso credere che non ci sia stato nessuno degli italiani presenti al Giro, tra cui includo anche i miei atleti, che abbia preso parola a difesa degli atleti o a difesa del Giro. Questo è tutto un altro discorso, non contesto il contenuto quanto la forma. Se non abbiamo una squadra di vertice, il rischio è che sempre di più saranno gli altri che decidono per il ciclismo italiano, e questo è un grandissimo problema. Infatti stavo per dirti, Nibali dov'era quel giorno di Morbegno, Luca? Guarda, l'episodio è stato abbastanza contrastato, e non voglio entrare in polemica con l'associazione corridori, ma nessuno dei miei atleti era inserito nella famosa chat che hanno utilizzato per discutere. È stata una questione di messaggini, e obiettivamente mi sembra abbastanza ridicolo non partecipare a un evento sportivo o bloccare un evento sportivo attraverso dei messaggini. Mi sembra veramente una cosa assurda, e poi parliamo di non essere provinciali. Cioè, clamoroso che Nibali, insomma, che non è soltanto il numero uno del movimento italiano, ma è il numero uno mondiale per certi versi, non fosse nella chat Telegram. Giovanni, Andrea Tessaro ti saluta e poi chiede: secondo voi sarà possibile rivedere un ciclismo come negli anni 80 con più squadre italiane? Lo chiedo a te, Giovanni. Ma, torniamo sul discorso di prima, se ci fosse a livello governativo un discorso di defiscalizzazione, può darsi che ci sia un aumento del movimento. Però ricordiamoci che la cultura è completamente cambiata, il livello delle squadre è completamente cambiato, quindi tornare al passato sarà molto difficile. Si può tornare a un ciclismo con degli eventi importanti, più seguiti, ma già solo al tornare al 2006, inizio del 2006, a fare questo lavoro, e in Italia hanno, mi sembra, 8-9 squadre professionistiche. Adesso siamo 3 di fascia B, chiamiamole così. Quindi è cambiato completamente tutto.
tornando all'episodio di Morbegno, anche i nostri non hanno inserito nella chat, e io ho ancora l'acidità di stomaco, perché io quello l'ho chiamato un colpo di stato mal fatto, chiuso parentesi. Giovanni, a proposito di squadre che arrivano, voi avrete quest'anno un concorrente in più nella formazione di Ivan Basso e Alberto Contador, la Eolo Cometa. Come giudichi l'ingresso di questa formazione nell'ambito professional? Uno stimolo a fare meglio, un concorrente che magari non ci voleva perché vi toglierà magari qualche invito, qualche wildcard, oppure dimmi tu. Ma sono convinto che se ci fossero 20 squadre di ciclismo in Italia staremmo tutti meglio, perché c'è più agonismo, più voglia di fare, ci si migliora tutti, vuol dire che ci sono più soldi sul banco da parte degli sponsor, quindi ben venga una squadra in più, e se si cresce professionalmente tutti meglio ancora, sono stimoli in più. Il problema dell'invito, è chiaro che uno ha il dubbio dell'invito, ma questo non è un problema, non è una colpa della squadra dell'Androni ciclismo oppure dell'Androni giocattoli oppure della Eolo, è questo il sistema che non ha delle regole ben precise. Giorgio Baracco dice: in tutti gli sport c'è una serie A e una serie B, riallacciandosi al discorso di prima, era un messaggio, un commento di qualche minuto fa. Luca Servato chiede come vedete la candidatura di Silvio alla Federciclismo. Silvio Martinello, Giovanni, come la vedi? Se hai un'idea sul tema? Ma guarda, prima ti ho fatto una battuta sul fatto che non sono un team manager, quindi già parlare di finanziamenti già per me diventa difficile. Figuriamoci se mi metto a parlare di politica. Io stimo Martinello, come stimo Laisetti, come stimo tutti quelli che stanno candidando, però sinceramente non è un argomento che posso affrontare liberamente e con conoscenza, con perizia, perché non è il mio compito e non sono preparato abbastanza per affrontarlo. Giovanni, non sei un team manager, ma sei un lion, e quindi... Ma non sono un lion, sono stato premiato dai lion e mi hanno stupito di quella verità. Io devo dire che Giovanni Elena è una delle persone più, come posso dire, più specchiate del movimento ciclistico italiano. Per trovare una foto, per fare la presentazione di questa puntata a pomeriggio, mi sono dovuto ammazzare per trovare una sua foto in cui fosse da solo, perché sta sempre con qualcuno in secondo piano, perché lui, non lo so, non... Giovanni, dai, assumi anche i tuoi giusti meriti. Sono l'incubo di Gianni Savio, perché lui mi cerca sempre per le foto, io scappo sempre, quindi su questa cosa qua ci scherziamo sempre. Luca, come lo vedi Martinello come candidato alla Federciclismo? Sarebbe una cosa utile e buona per il movimento italiano, se fosse eletto? Difficile da dire, concordo un po' con Giovanni. Noi del professionismo non votiamo, quindi la cosa ci tocca poi relativamente. Obiettivamente, sono sincero, non ho ancora letto i programmi né di Silvio né di Daniela né di Cordiano che ho sentito si candiderà. L'importante è che ci sia una battaglia corretta tra le parti, a mio parere, e con dei programmi reali. Questa è la cosa che più mi preme. Io personalmente ho apprezzato quello che ha fatto Renato nei suoi mandati e a mio livello personale, ripeto, nel momento in cui ho avuto bisogno è sempre stata presente la federazione. Detto questo, è ottimo che ci sia un ricambio, è ottimo che ci siano volti nuovi al comando. Credo che Silvio abbia un'esperienza infinita, è un imprenditore e quant'altro, così come Cordiano, qualcuno ha più esperienza a livello regionale, Daniele a livello anche CONI, quindi sarà veramente una bella battaglia. Però sono sincero, vorrei vedere dei programmi reali applicabili. Parlavamo prima di riforma, mi piacerebbe avere dei punti molto chiari, tangibili, ma soprattutto fattibili. Ecco, in tema di federazione, giovedì avremo ospite Daniela Isetti, che è candidata alla presidenza, tanto quanto Silvio Martinello e Cordiano Dagnoni, che mi auguro insomma di avere ospite nelle prossime settimane. Comunque giovedì alle 19 Daniela Isetti ci parlerà del suo programma, della sua visione, della sua anche esperienza in federazione, e mi attacco a quello che ha detto Luca.
già che ci sia un ricambio è una cosa in tutto e per tutto positiva, perché comunque il potere poi tende a sclerotizzarsi, quindi anche laddove ci sono degli amministratori o dei governanti bravi, illuminati, capaci, poi dopo un tot di mandati insomma tende a perdersi la spinta iniziale che poteva esserci, quindi solitamente un ricambio porta sempre degli aspetti positivi. Giorgio Baracco dice: per fortuna ci sono ancora dei miliardari che investono nel ciclismo, che siano arabi o cinesi poco importa, insomma vediamo Giorgio se sarà proprio così. Ci saluta Franco Rizzetto. Leonardo Civitella mi dice che dovrò seguire il Langkawi, va bene, lo farò, ci sono anche stato in Malesia, bei ricordi. Comunque dice Giorgio Baracco ancora: tutti i ciclisti italiani di spessore hanno residenza all'estero, capite bene che in Italia non si può investire più nulla, purtroppo è un problema di sistema. Marco Manila, tu nel tuo girovagare che Italia hai trovato in queste settimane di insomma un paese che è stato segnato poi, no? dalla pandemia, hai trovato riscontro, attenzione pubblico, oppure dimmi tu. Sì, io infatti girando in un periodo un po' particolare, insomma, avevo paura di essere magari visto come quello che va in giro ed è pericoloso perché magari arriva da una regione piuttosto che da un'altra. Invece in realtà devo dire che la bicicletta in questo senso aiuta, perché facendo il turista in bicicletta, arrivando sporco sudato con le valigie, si vede che hai una storia da raccontare, insomma. E le persone mi hanno sempre accolto con molta benevolenza, sarà che io sono una persona abbastanza solare, non mi manca la parola, insomma, il sorriso e la mano stretta, diciamo, anche se in questo periodo mi fanno darla. E le persone comunque mi hanno sempre ben voluto, accolto, insomma, a braccia aperte, anzi, in alcuni casi sono stato anche ospitato a casa delle persone, quindi diciamo che ho scoperto, oltre a un paese bellissimo, e anzi invito le persone comunque a viaggiare in bicicletta in Italia per sostenere il turismo interno e sostenere il nostro paese, perché comunque consumiamo, dormiamo, mangiamo nella nostra terra spargendo soldi che guadagniamo nel nostro paese e mantenendo all'interno dello stesso. Ho trovato comunque appunto anche una bellissima popolazione, e questo dall'est all'ovest, al nord al sud, veramente ovunque, gran belle persone, quindi sono contento e sorpreso anche di questo aspetto del viaggiare in Italia. Non ho detto il nome della mia iniziativa, che si chiama Pedalando per l'Italia. Si può trovare una pagina su Facebook dove si possono vedere ovviamente tutte le foto che ho fatto, ma la cosa particolare che io facevo ed è molto attuale è un video della tappa giornaliera che postavo nel mio canale YouTube, che è Marco Manila. In questo canale c'è una playlist che si chiama Pedalando per l'Italia, lì trovate 48 video dei 48 giorni che io ho passato in bicicletta in giro per tutta Italia, e potete vedere cosa mi è successo e cosa ho vissuto. Storie da raccontare, vi presento, ne abbiamo parlato qualche giorno fa con l'autore, con Marco Pastonesi, il nostro libro del mese, Ernesto Colnago, Il maestro e la bicicletta, questa direttamente dalla pagina del nostro e-commerce Ciclo Web Store, il nostro libro del mese, ve lo mandiamo con il portachiavi di Ciclo Web, se lo acquistate. La grande avventura di Ernesto Colnago, uno dei grandi del ciclismo italiano. Marco, poi dovrai scrivere anche un libro sulla tua avventura. È nei piani. Immagino. Vabbè, intanto lascio l'indirizzo del nostro e-commerce nei commenti, così potete andare a cercarvi tutti i libri sul ciclismo. Andando verso la chiusura della trasmissione, Luca, facciamo un volo d'angelo sui vostri big. Allora, Vincenzo Nibali quest'anno alla fine ha chiuso la stagione con un pugno di mosche, se vogliamo, ha fatto delle belle prestazioni in avvio di 2020, poi dopo la pausa, dopo lo stop, non si è più ritrovato. Tu leghi questa sua insomma scarsa prestabilità nel finale di stagione all'età che avanza, che è comunque inesorabile per lui, 35enne, oppure proprio al fatto della lunga pausa, per cui i corridori di una certa età magari hanno avuto difficoltà a essere reattivi come magari i giovani? Ne abbiamo visti anche altri che hanno incontrato simili difficoltà, penso a Valverde.
La seconda ipotesi è quella più attendibile. Vincenzo è partito molto bene, con delle prestazioni ottime prima dello stop forzato. Successivamente è sempre stato competitivo, ma diciamo al 90%, è sempre mancato quel quid per raggiungere risultati di altissimo livello. A mio parere è una combinazione di questioni. Sicuramente l'età, come sempre, voglio dire, è un fattore che c'è e avanza, però i grandi campioni, a mio parere, non deludono mai, sono sempre in grado di fare ottime prestazioni. Devo dire, questo è il mio parere personale, che comunque i giovani hanno patito meno tutta la situazione che si è creata e si sono presentati al via con molta più serenità, e allo stesso tempo, qui parlo di aspetti fisiologici, a mio parere i giovani in una stagione così densa come quella che c'è stata, in cui in 2 mesi e mezzo essenzialmente abbiamo corso tutto, hanno avuto delle capacità di recupero migliori anche dovute all'età. Peraltro, ripeto, una generazione di atleti fortissimi, che abituati ormai già a lavorare con la potenza fin da ragazzini, si trovano a essere super competitivi. In una stagione di 10 mesi come al solito, sicuramente anche Vincenzo sarebbe stato più positivo. Detto questo, dobbiamo fare una grandissima stagione 2021. Quindi lo aspettiamo al giro? Avete già definito qualche programma? Abbiamo definito tutti i programmi, vogliamo valutare bene quello che si potrà fare, quello che non si potrà fare anche in fase di preparazione, per cui faremo il ritiro a gennaio. Quest'anno quello di dicembre, a differenza di altri anni, l'abbiamo bypassato, e quindi a gennaio riusciremo a creare tutto il piano stagionale. E da Giulio Ciccone cosa ci possiamo aspettare? Può essere effettivamente un erede di Nibali per le grandi gare a tappe, oppure gli manca qualcosina? Quest'anno, se la stagione fosse andata come da programma, avrebbe avuto la possibilità di fare la Vuelta come leader, per vedere appunto e testarsi fin dove può arrivare. Cercheremo di ripeterlo nella prossima stagione, le qualità le ha, sono convinto che possa arrivare a dimostrare quanto bene sia in grado di fare appunto sulle 3 settimane. Resta il fatto che, a mio parere, è un grandissimo scalatore, sicuramente nelle competizioni di giornata al suo talento principale. Giovanni, per quanto riguarda l'Androni, invece, che 2021 ci possiamo aspettare dalla vostra squadra? Quale coniglio estrarrete dal cilindro quest'anno, dopo Bernal, Sosa, Masnada, Cattaneo? Ma abbiamo praticamente cambiato 8 atleti, quindi sono stati confermati 12 atleti, tra cui gli 8 che hanno fatto giro. Sono arrivati dei ragazzi nuovi, tra cui un Sepulveda, che è un ragazzo che è d'esperienza e va un po' a coprire il ruolo di quello che poteva essere un Gavazzi prima, a far la chioccia a tutti gli altri, nonostante sia un atleta che deve raccogliere, secondo me può raccogliere molto, perché ha raccolto poco rispetto a quello che è il suo potenziale. E vari innesti, tra cui anche un eritreo, che per noi è una cosa nuova, Nadal Tesfanyon, che arriva dall'NTT. Stanno crescendo i colombiani come Muñoz, che quest'anno non ha fatto il giro per una caduta dove ha avuto un problema di una frattura alla mano. È un bel gruppo, Ravanelli per esempio, che sta crescendo anche lui, è un bel gruppo che potrebbe anzi sicuramente superiore a quello di quest'anno dal punto di vista atletico. Chiaramente stiamo andati a dei limiti e con il cappello non è mai facile estrarlo, ma sono convinto che prima di fare questa conference con voi abbiamo fatto una call conference con tutti gli atleti, li vedo tutti attivi, con molta voglia di lavorare, si stanno impegnando nonostante la lontananza, nonostante il fatto che non possiamo essere in ritiro in questo momento, ma tutti sono sul pezzo, come si dice, e si stanno preparando bene. Con una stagione più regolare, come si spera che sarà il 2021, cercheremo di distribuirli bene nei vari appuntamenti, cercare di, ripeto quello che hai detto tu, di tirare fuori il famoso coniglio al cappello. Anche perché poi vi garantisce, no? Economicamente una certa mobilità negli anni a venire, come è successo per Bernal, come è successo per Sosa. C'è un nome in particolare nella squadra per il 2021 che tu seguirai con attenzione e in subordine? Avete degli altri colpi di mercato da tirar fuori nelle prossime settimane?
No, siamo fermi a 20 e rimarremo fermi a 20. C'è un nome, faccio il nome del più piccolo perché ieri sera alle 11:30 ero ancora in conference con lui, Umba Santiago, che è un giovanissimo, ha compiuto 20 anni il 20 di novembre, 18 anni il 20 novembre, quindi ha firmato il contratto al limite con la maggiore età. È un ragazzo che da junior ha già fatto bene in Colombia, ha corso anche in Europa. E veramente anche solo dialogarci assieme si capisce già che ha una cultura di ciclismo nettamente superiore a quella che poteva essere la cultura di un sudamericano di qualche anno fa. Ieri mi ricordava i primi colloqui con Egan Bernal. Probabilmente le doti non saranno le stesse perché eguagliare Egan Bernal non è così facile, anche come caratteristiche di tipo di corridore, perché è più veloce e meno scalatore. Tuttavia è un ragazzo su cui puntiamo parecchio per il futuro. Giovanni, un parere spassionato. Bernal, dopo i problemi che ha avuto al Tour de France quest'anno, poi confluiti nel suo ritiro, da qualcuno è stato giudicato come un po' sopravvalutato, cioè si fa presto a innalzare sugli altari giovani fenomeni e poi a buttarli nella polvere dopo neanche un anno. Tu pensi che Bernal abbia già dato il massimo di quello che poteva dare vincendo già il Tour de France, oppure pensi che possa fare ancora meglio negli anni a venire? Ma io credo che saltare sulla barca del vincitore, come si dice, sul carro del vincitore è sempre molto facile. Scendere, si può scendere tranquillamente, spero che poi non ci risaltino di nuovo. Io sono convinto che il buon Egan Bernal abbia delle doti, l'abbiamo visto, delle doti eccezionali sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. Gli anni storti capitano, purtroppo lui ha avuto parecchi problemi anche con cadute importanti, ma sono convinto che lo ritroveremo ad alto livello perché se c'è un discorso fisico per lui sicuramente a suo favore, il discorso mentale come l'ho conosciuto io, anche se adesso devo essere sincero, un mese e mezzo che non lo sento, ma dal punto di vista mentale sicuramente è capace a focalizzare come pochi riescono a fare. Luca, una domanda per te da Samuele Manfrinati. È in programma un rafforzamento dell'organico in ottica corsa a tappe? Mi pare che negli ultimi anni alcuni atleti, Stuyven, Pedersen, Mollema, abbiano garantito molti piazzamenti, talvolta anche degli acuti, ma mancano le serie di vittorie nei grandi giri, forse di tutta la squadra. È solo una questione di preparazione inferiore in quegli appuntamenti rispetto ad altre squadre, si vedano Jumbo o Sunweb, assai cresciuti negli ultimi anni, oppure, insomma, c'è dell'altro, aggiunge Samuele, non credo che l'organico della Trek sia qualitativamente inferiore agli altri, ma forse la preparazione incide parecchio rispetto ad altri atleti di altre squadre. Francesco Pentelicci aggiunge che Porta ha fatto terzo al Tour, quindi forse la preparazione non c'entra più di tanto. Vabbè, il terzo posto di Ricci Porta al Tour de France è un risultato epocale, visti i precedenti. Cosa rispondi, Luca, a Samuele Manfrinati? Ma se si parla della stagione 2020 è chiaro, non abbiamo vinto neanche una gara, una tappa nei grandi giri, quindi sicuramente non è una cosa che ci fa piacere, è qualcosa a cui dobbiamo rientrare. Nelle stagioni precedenti abbiamo sempre vinto tappe ai grandi giri. Sicuramente per come si muove adesso il ciclismo, o si hanno dei grandi velocisti che quindi fanno un grosso volume, oppure se si analizza. Ripeto, escludo questa stagione che è stata molto particolare. Se si analizza quante siano le fughe arrivate piuttosto che altro, poi ci si riduce ancora a parlare di gente da classifica che vince le tappe. Quest'anno al Tour de France non siamo mai usciti dai 10, penso abbiamo fatto 12 volte nei 5 e 7-8 volte nel podio. Purtroppo chiamiamo quella una cosa fallimentare, altra gente ha fatto due tappe e le ha vinte tutte e due. Purtroppo ci sono stagioni che vanno in un modo e stagioni che vanno in un altro. Preparazione è chiaro, come sempre si può discutere e scrivere libri di preparazione, però concordo che sicuramente ci vuole più incisività. Siamo una squadra che nelle ultime due stagioni non ha vinto abbastanza. Questo ci stiamo muovendo, è anche vero, guardavo oggi i dati. Noi siamo partiti nel 2014 come Trek Factory con un'età media di 35 punto qualcosa anni, siamo all'anno prossimo a 27,2, quindi abbiamo ringiovanito l'organico tantissimo e anche da quello dipende poi la capacità di poter vincere.
Chiedo anche a te, Luca, se avete in programma altri ingaggi. E aggiungo una cosa, chi tra i nuovi fenomeni del ciclismo ti ha impressionato di più quest'anno o in questi ultimi 2-3 anni e come vi rapportate nei confronti per esempio alle citate esplosioni di squadre come la Jumbo che insomma è diventata veramente un super team nelle ultime 2 stagioni? Ma se mi chiedi chi è l'atleta che mi ha più impressionato, sicuramente Pogačar, già partendo dall'anno scorso quando fece seconda la Vuelta, perché sicuramente ha fatto qualcosa di importante e quest'anno da solo, pressoché da solo, sebbene vuol dire la squadra l'abbia supportato, ha vinto il Tour de France, cosa non semplice. Come ci rapportiamo con squadre che stravincono? Ci rapportiamo nell'ottica di analizzare per quale motivo vincono. Come sempre lo studio dell'avversario è fondamentale. Sempre da un punto di vista molto cinico, non dimentichiamoci che chiaramente gli aspetti economici fanno una grandissima differenza e di conseguenza voi potete immaginare che una differenza di 2-3 milioni significhi poter avere 2 grandissimi atleti piuttosto che no. Non è una scusante, è solo un dato di fatto, perché come dicevo poi ci sono preparazione, analisi, motivazione e gestione degli atleti che fanno anche un'altra differenza. Però ripeto, l'anno scorso abbiamo vinto il mondiale, abbiamo vinto il Lombardia, vestito la maglia gialla, vinto la maglia blu, vinto tappa al giro, di conseguenza abbiamo fatto il nostro. Quest'anno, come dicevo, più complicato, ma sono pienamente convinto che abbiamo le caratteristiche per essere competitivi al pari di altri. Poi si ricorda sempre l'ultima stagione, no? Se si fanno le analisi a lungo termine, le cose cambiano anche per le sopracitate squadre, Sunweb e Jumbo di riferimento. Se si va a vedere 2-3 anni fa dove erano, sicuramente ne eravamo più avanti. Provo a chiudere il cerchio rispetto a quello che dicevamo all'inizio, con una delle cose che hai detto adesso, Luca. Una salary cap è pensabile anche senza aspettare un World Tour a 30 squadre che tu hai prefigurato, cioè già oggi, data la grandissima distanza che c'è tra la prima squadra e l'ultima del World Tour, è immaginabile introdurre insomma uno strumento che possa calmierare un po' la corsa agli ingaggi e che possa quindi fungere da freno per alcuni team? A mio parere si dovrebbe essere una composizione mista tra salary cap, luxury cap e distribuzione del punteggio. Non è poi così impensabile farlo nel momento in cui si mette un tetto massimo di punteggio o salario possibile come volume totale e chi sfora deve rimettere quantità pari ed uguale nella cassa comune delle altre squadre per poter essere competitivi. Alla fine penso che sia facilmente gestibile con una finestra di 2 anni sui punti guadagnati dagli atleti che si hanno in squadra. Io credo che non sia poi così complicato, soprattutto perché, ripeto, la speranza di tutti noi è poter avere il budget di Ineos. Non voglio passare per quello che no, preferisco aver meno. Penso che Giovanni la pensi allo stesso modo, cioè tutti vorremmo avere i nostri 40 milioni da gestire. Quello che più mi spaventa è la disparità che c'è nei budget, che ripeto, anche negli altri sport esiste, però ripeto, negli altri sport sono arrivati a fare la luxury cap e la salary cap e il draft per cercare di mantenere il livello sportivo equilibrato, quindi credo che il ciclismo a breve si debba adeguare. Pensa, Luca, che ci stiamo anche provando nel nostro fantaciclismo con gli amici a mettere questi correttivi. Giovanni, Luca ha lanciato il sasso con 40 milioni di budget. Quale campione ti piacerebbe avere in squadra da seguire, da allenare, da portare alle corse? 40 no. milioni? Innanzitutto faccio fatica a immaginarli io 40 milioni, al di là della battuta. Sai che mi piacerebbe ritornare ad avere in squadra Egan Bernal, perché vorrei con lui riuscire a uscire dai problemi. Va bene, allora, sono ripetitivo, lo so, però è il cuore è quello. No, vabbè, Bernal sa già che ha un porto sicuro. Poi chiaramente chiedo scusa, mi unisco al discorso di Luca relativo a Pogačar, perché io quando ho visto Pogačar la prima volta da vicino, l'avevo già notato dalla Slovenia, però l'ho visto da vicino al Tour dell'Avenir
l'anno in cui c'era Ivan Sosa, e quando vado sotto il palco, perché aveva vinto la tappa Ivan Sosa, ma lui aveva la maglia, gli guardo le gambe, aveva le gambe di un bambino. Quindi ho detto, se questo qui vince il Tour dell'Avenir con queste gambette qua, chissà cosa farà in futuro, lo stiamo vedendo adesso. Infatti ti ha dato ragione. Francesco Dai dice, Luca, non darmi false speranze in merito a Nibali, quindi Francesco, occhio che nel 2021 Nibali ci regalerà altre grandi gioie. Gianluca Vigo dice, sto guardando in differita, concordo pienamente con l'idea delle 30 World Tour di Guercilena, tempo fa proposi la stessa cosa sul forum, ma con 24 team e meno gare. Bravo Luca, battiti per questa soluzione. Luca, ma c'è margine per battersi per questa soluzione, oppure si possono giusto lanciare delle idee sul campo? In questo momento sono teorie strettamente personali, ahimè. Non ho ancora trovato grandissimo supporto, nemmeno tra i miei colleghi, sinceramente, perché molti vedono già addirittura le 18 squadre, 18 World Tour, che sono troppe. Qualcuno le vuol portare a 12, qualcuno a 8, qualcuno a niente. Quindi vedo che tutti gli aspetti commerciali vengono sistematicamente cassati, come il diavolo che vuole togliere gli aspetti storici del ciclismo, per cui in questo momento è solo una teoria personale, ahimè. Ecco, apro una parentesi non prevista. Effettivamente la differenza è tra chi vede un World Tour a 30 squadre come te, Luca, o comunque un allargamento del vertice, e chi invece vede un restringimento con un maggior respiro dato alle squadre di medio livello. Ma tu pensi che il ciclismo sia effettivamente poi sostenibile dal punto di vista del business? Cioè, da dove entrano i soldi nel ciclismo? Se togli gli sponsor, non puoi mettere un biglietto d'ingresso da nessuna parte. I diritti televisivi forse non bastano per reggere un sistema comunque molto costoso come quello del ciclismo. E quindi qual è la sostenibilità del modello di business ciclistico? No, la sostenibilità viene data, a mio parere, da come dicevo prima, da avere un'unica identità, un'unica narrativa. Voglio dire, facciamo un'ipotesi banale: se noi fossimo delle franchigie, ripeto, 24, 30, quello che sia, insomma, quello che si stabilisce come numero, delle franchigie che possono proporsi e vendersi in modo unitario per uno sponsor, io credo che sponsor del calibro di Apple o Samsung possano serenamente essere felici di essere gli sponsor di una grande lega ciclistica che va in giro per il mondo, no? Voglio dire, parlo di banalità sulle riduzioni dei costi. Voglio dire, quanti siamo nel ciclismo che usano il telefono? Immaginiamo se Team, invece di essere col calcio, venisse con noi, si chiamasse World Tour Team adesso, o World Tour Vodafone, non lo so, tanto per fare delle ipotesi, inevitabilmente ci sarebbe un volume di entrate ben più alto e sostenibile, perché produrremmo comunque dei vantaggi. Poi se ci spostiamo sulla condivisione dei diritti televisivi con gli organizzatori e quant'altro, sono convinto che anche lì i diritti potrebbero essere venduti a cifre molto più alte e in giro per il mondo in modo molto diverso, a prescindere che una corsa ci sia o meno. Il problema è che manchiamo di identità. Prima giustamente Giovanni diceva, ma Tour Down Under in Italia lo conosco fino a un certo punto, la Iveglia o Appennino sicuramente di più, corse fantastiche, è vero, è verissimo. Però il Formula 1, il Gran Premio di Formula 1 lo conosciamo tutti, gli Open di Australia li conosciamo tutti e conosciamo tutti i Flash and Meadows. Quindi se noi non vogliamo arrivare a quel livello e vogliamo comunque mantenere un sistema generico e generale, ne prendiamo atto e il sistema diventa insostenibile con delle diversità enormi. Perché, a mio parere, poi ad oggi, se vogliamo parlare di numeri, comunque fatico a credere che il ritorno di Ineos su 40 milioni sia 120-150 milioni, come eravamo soliti dire, investi nel ciclismo 1-3. 1-3 sono convinto che se tu investi 10 nel ciclismo sicuramente hai un ritorno di tre volte quello che hai investito in termini di immagine, parlo. Quando si investono cifre superiori, ad oggi, anche per questioni di visibilità, premesso che è difficile calcolare tutto lo streaming, è più complicato. E quindi uniformarsi tutti a quel livello prevede che si debbano vendere altre cose. E quindi da manager dico che cominciamo a essere sul limite dell'insostenibilità.
e rifinire in mano ai mecenati, cara grazia che ci sono e li adoriamo, ma non è un sistema poi secondo me che è vincente rispetto ad altri sport dove ci sono dei guadagni reali per chi gestisce le squadre. Uno scenario potrebbe essere l'interattività, visto che è permessa dalle nuove tecnologie, quella è una cosa che si può vendere. Vieni a fare Tour de France insieme ai corridori, poi arrivi a due ore di ritardo, però tu lo fai. È sempre la questione di chi detiene i diritti, di poterli vendere. Non dimentichiamoci che la Federazione Internazionale ci è riuscita a imporre alle federazioni, al mondiale, l'utilizzo di GPS, transponder, piuttosto che bike camera o quello che fosse. Ha imposto e cerca sistematicamente di prendere quei diritti dalle squadre senza presentare dei business plan, perché poi uno ha anche il diritto di poterli vendere nel momento in cui si creano dei business plan. In realtà siamo un po' raffazzonati da quel punto di vista e abbiamo un potenziale incredibile. Leggevo, se non sbaglio, una dichiarazione di Trentin che dice che siamo dal punto di vista digitale e tecnologico molto indietro, e concordo. Quando tu vedi una gara di Formula 1 sei a momenti in macchina, no? No, sei a momenti, ti sembra di guidare la macchina, e noi siamo ancora a, se ti va bene, vedi il puntino del GPS o riesci a vedere i watt sullo schermo, con uno sforzo incredibile di accordi per riuscire a trasmetterlo, e non c'è uno sforzo unitario per poterlo fare, quindi rendere un prodotto più appetibile e più vendibile. No, ma trovo trovo assurdo, per esempio, tu guardi una corsa, non sai chi è il corridore che è scattato in quel momento, quando dovresti saperlo in tempo reale, non sai quali corridori ci sono in quel dato gruppetto. Vabbè, per non parlare poi di altri aspetti che non vengono proprio sfruttati, il marketing, non lo so, le maglie personalizzate, cosa ci vuole a fare 20 maglie, 30 maglie personalizzate con il nome? Purtroppo è pieno di situazioni in cui si potrebbe creare valore e che sistematicamente vengono cassati per questa disunità che c'è appunto nel sistema. Non è colpa di nessuno, ma è colpa di tutti. Mi metto tra le squadre più prime, gli atleti, gli organizzatori, le federazioni, la federazione internazionale. Finché non arriviamo a un'unica identità, saremo sempre ognuno a vendere il proprio pezzetto di formaggio invece che vendere tutta la forma di grana, insomma. Ci vuole un manico importante. Marco, quale sarà la tua prossima impresa, avventura, iniziativa, se ne hai già in mente qualcuna? Diciamo che quella attuale mi è piaciuta moltissimo, però forse mi ha impegnato un po' troppo, diciamo, intensamente, nel senso che fare più di 100 km al giorno comporta comunque pedalare. E la prossima volta, se faccio qualcosa del genere, farei qualcosa di più rilassante, nel senso magari meno chilometri al giorno e più visite magari a borghi o a cittadine che meritano di essere viste, insomma, con calma, e magari appunto una zona più ristretta ma vista Scampi, meglio fai seguire da tutto un codazzo. Ma guarda che è successo, perché diverse volte alcuni amici conosciuti e sconosciuti mi hanno accompagnato nella tappa del giorno, insomma, quindi poi è successo un po' Forrest Gump. Va bene, insomma. Allora salutiamo anche Fabio Rossoni, che ci fa i complimenti per la bella puntata. Leonardo Civitella dice cosa che riesce a fornire soltanto RCS grazie a Velon, si riferisce ai dati di cui parlava Luca poco fa. Va bene ragazzi, è stata una puntata molto densa e intensa. Io ringrazio di cuore i miei ospiti per la loro disponibilità, ringrazio Marco Manila, gli faccio in bocca al lupo per le sue prossime avventure e complimenti per l'iniziativa Pedalando per l'Italia che ha realizzato nei mesi scorsi. Ringrazio e saluto di cuore Giovanni Elena, il grande Giovanni Elena, direttore sportivo Team Androni. Salutaci. Grazie a voi. Il becio, il baffo. Tanto lo senti tutti i giorni, no? Anche due volte al giorno. Notare l'incrinatura nella voce, anche due volte al giorno. Saluto e ringrazio Luca Guercilena, Trex Gaffredo, uno dei pionieri del ciclismo professionistico di cui noi possiamo, insomma, avvalerci. Complimenti per il tuo lavoro, in bocca al lupo per il 2021, a te, alla tua squadra, ai tuoi atleti. Luca, ringrazio tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguiti numerosi, hanno partecipato con i loro commenti e le loro domande alla puntata di stasera di Smart Cycling. Come detto prima, vi do appuntamento giovedì ore 19, Daniela Isetti, per parlare di federazione, la sua candidatura. Sarebbe la prima donna presidentessa della Federciclismo, sarebbe comunque una grande novità per la politica ciclistica italiana. Saluto e ringrazio ancora tutti. Ciao da Cicloweb. Grazie, arrivederci.
Ciao.